Alla mia destra il sindaco di Caserta, Nicodemo Petteruti. Buonasera, sindaco. L'acquedotto della Campania occidentale è a rischio, la costruzione del policlinico di Caserta che resta al palo e poi la magistratura che blocca l'attività estrattiva nel Beneventano. La cartina del disagio riproduce in scala tutta la Campania, nessuna provincia esclusa dal caos, è un denominatore comune, la presenza delle cave che trasformano il territorio in un campo minato facendo saltare dappertutto piccole e grandi emergenze, cave che sembrano riservare più pene che pane per la cittadinanza, con aziende e lavoratori a reclamare il loro diritto alle scavazioni e comuni che invece pressano la regione per la chiusura dei siti. Alla fine il solito cliché legislativo, il 1 ottobre Palazzo Santa Lucia rilascia le proroghe alle imprese e dopo la pioggia di autorizzazioni spunta puntuale l'arcobaleno degli affari privati, il business è salvo, il territorio un po' meno. E pensare che in Campania si è congelato un piano delle attività estrattive per 30 anni, appiccando le cave all'abusivismo e spesso alla malavita organizzata. In principio fu la legge numero 54 dell'85, la ditta che vuole estrarre deve presentare un progetto in regione, indicare i metodi, i quantitativi che verranno estratti per il calcolo dei contributi ai comuni e impegnarsi infine a rinaturalizzare il sito. Risultato? Cave spremute e abbandonate, a volte convertite in discariche, territori saccheggiati. Una modifica alla legge nel 1995 introduce specifici vincoli territoriali che limitano le autorizzazioni. È un digestivo per l'ambiente. Senza piano regionale fioccano gli alibi per l'anarchia sul territorio e la società Cementi Moccia presenta ricorso. Agosto del 2005, il TAR della Campania cala l'asso del commissario ad acta, nominato Edoardo Morrone, che nel giro di un anno compie la missione dell'approvazione del PRA, piano regionale sulle attività estrattive. Intanto le autorizzazioni scadute il 30 giugno del 2006 guadagnano la prima proroga regionale. Il PRA dovrebbe essere un toccasana, calcola i fabbisogni di materiali da estrarre nelle 5 province e rafforza le zone critiche dove sospendere le attività e avviare la ricomposizione ambientale. Ma regione e comuni sono ai ferri corti. Il piano viene impugnato davanti al TAR, con i sindaci che lamentano la mancata attivazione del procedimento di valutazione strategica e l'esclusione delle decisioni regionali. Nel settembre 2006 il Tribunale amministrativo mette in fuorigioco il piano, mentre le autorizzazioni, scadenza il 31 marzo 2007, ricevono la seconda proroga. La Regione ricorsa al Consiglio di Stato, ottiene la sospensione della sentenza del TAR, PRA è riabilitato nel 2008, ma non c'è due senza tre. Il 22 ottobre scatta la terza proroga in 3 anni. Regione in subbuglio, protesta composita. Forza Italia, socialisti, verdi, sinistra democratica e finanche consiglieri del PD contro la maggioranza. Le cave ribaltano lo scacchiere politico, ma non riesce lo scaccomatto al mattone. Bentornati in diretta con noi qui ai Fatti di Napoli. Allora, sindaco Petteruti, apriamo con lei. Come diceva il servizio, le cave ribaltano lo scacchiere politico. Beh, l'argomento è molto caldo. Devo dire che il servizio è fatto molto bene, perché in poche battute ha riassunto una vicenda che dura, le ultime fasi durano dal 92, quando fu conferito l'incarico all'università di predisporre un piano. Ci sono voluti poi dal 92 al 2005 13 anni perché arrivasse a compimento questo processo, e quando si pensava che i giochi fossero fatti, ecco che arriva il provvedimento di sospensione, poi il provvedimento di sospensione della sospensione, e ancora oggi siamo in bilico e non sappiamo se questo PRAE continuerà a vivere oppure morirà. Nel frattempo è stato più volte modificato, integrato, aggiornato. Il risultato è che in tutto questo bailamme di decisioni il policlinico di Caserta è in costruzione e non è stata una valutazione ambientale strategica a garantire che esso fosse indenne dagli apporti non certo benefici di quel sistema di cave che lo contorna. Ecco, forse da questa vicenda una filosofia bisogna ritrarre, che si ponga fine a questa danza, quale che sia un piano delle cave, ma che lo si vari e si operi su di esso, perché in tutta questa confusione prospera una sola cosa, l'attività di escavazione, l'attività di cavatura che continua, è stata da ultimo prorogata, sia pure con il lodevole intento di prorogarla al fine di porvi fine il 30 giugno del 2010 con la ricomposizione ambientale. E se io fossi certo che questa potesse essere la conclusione, io ci metterei la firma per il 30 giugno del 2010, ma l'estrapolazione dei fatti storici
non consente di avere fiducia che il 30 forse giugno... Forse dice il contrario. Forse dice il contrario. Il business, l'abbiamo detto prima, è salvo. Comunque, intorno alle cave c'è un grande business. Io so anche che l'amministrazione che l'ha preceduta ha fatto uno studio, diciamo, dell'argomento che è costato, se non vado errato, 500, 600, 700 milioni di lire. Non solo, per la verità, anche altre attività. Lo studio io vedo che lei è venuto lo studio qua al quale si ben riferisce... armato. Come, sì, come... io c'ho un po' l'uzzolo del mantenere un archivio storico dal quale poi vado a ricavare a mano quello che serve. Eccolo lo studio di fattibilità, più qualche altro scartafaccio. Nel 2002 è costato la bellezza di 600 milioni di lire, ma era stato preceduto da un altro episodio, ancor meno commendevole, che era quest'atto deliberativo con cui si stabiliva di procedere alla riqualificazione ambientale di una delle cave più truci, più truculente del comune di Caserta. E niente meno, con questo atto deliberativo si preludeva la stipula di un protocollo e di un accordo di programma a cui partecipava il privato gestore di questa cava, che sarebbe stato anche l'autore del progetto. Progetto che fece poi, in realtà, e che prevedeva di tutto e di più. Vedo la signora Maietta che ridacchia perché ricorda bene questa vicenda, e in sostanza era un modo per contraddire lo spirito della legge 349, secondo cui chi danneggia l'ambiente paga. Con quei provvedimenti chi aveva danneggiato l'ambiente doveva essere premiato, riempiendo poi le cave che aveva cavato di palazzine, di alberghi, di ritrovi e di attrezzature commerciali. Ecco, questo che cosa significa? Adesso non è che vogliamo fare il processo, tanto chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. In Italia non si puniscono gli assassini, figuriamoci quelli che scavano indebitamente. Sì, però lei continui, non si preoccupi, nel frattempo io le aggiusto il microfono, vada, non si preoccupi. Il punto è che questa vicenda si deve concludere, si deve chiudere a un certo punto, perché altrimenti sono tutti spazi che si aprono al proseguire di una vicenda che danni gravissimi e per la quale nessuno paga mai nulla. Lei dice le concessioni edilizie, lei dice chi precedeva il sindaco Petrucci. No. Siamo onesti e diciamo le cose come stanno. E quelle, come stanno? Questo quelle realizzazioni sono di decenni. Facciamo parlare il sindaco. Quando poi non c'era neanche una legislazione adeguata, perché altrimenti sarebbero finiti tutti in galera. È chiaro che costruire un cementificio a ridosso delle case di abitazione oggi sarebbe impensabile. Grazie a Dio, anche le leggi hanno fatto qualche progresso. Quindi possiamo aggiungere qualcosa a quello che diceva l'onorevole Scala, che correttamente faceva la considerazione che coloro i quali gestiscono le cave la ricomposizione non la vogliono fare perché è una spesa improduttiva, hanno guadagnato sulla cavatura e spendere poi per ricomporre, allora che cosa fanno? Sfruttano, hanno tentato di sfruttare il PRAE per fare una ricomposizione molto particolare, cioè per riempire di costruzioni le cave. A Caserta noi abbiamo avuto due proposte, una della cava Mocci e una della cava Luserta, che l'avrebbero fatta la ricomposizione, ma in cambio di che? Dell'autorizzazione a costruire 90.000 metri quadrati di costruito sulla cava Luserta e 44.000 metri quadrati di costruito nella cava Mocci. È chiaro che questo significava mezzo piano urbanistico comunale per fare la ricomposizione ambientale di due cave e dunque l'amministrazione comunale di Caserta ha detto no. Risultato, le cave stanno ancora come stavano e di ricomposizione... Caserta ha detto no, io non è che vengo spesso a Caserta, ma ho saputo anche che nel Consiglio Comunale di Caserta è stato detto che se qualcuno votava questo provvedimento stavano già i carabinieri fuori. Niente affatto, tanto è vero che non si è votato in Consiglio Comunale, ho qui gli atti delle conferenze dei servizi dove il funzionario incaricato dal sindaco di Caserta è andato a dire queste soluzioni a noi non stanno bene e infatti non sono state praticate.